Michael a destra, Cirioco De Mita è netto sulle future alleanze della Rete dei Popolari in vista delle prossime elezioni regionali in Campania. Ai margini della convention questa mattina del movimento politico Nocera Inferiore, alla quale hanno partecipato anche Paolo Cirino Pomicino, l'ex sottosegretario Gioacchino Alfano, Giuseppe De Mita, Luigi Cobellis, l'assessore regionale Corrado Matera, rispondendo ad una domanda di RT Live è arrivato il chiarimento sulla posizione della Rete dei Popolari. Severe le parole dell'ex segretario della DC sulla classe dirigente del centrodestra e particolarmente dure quelle su Stefano Caldoro, il governatore della regione Campania sconfitto da Vincenzo De Luca nel 2015 e riproposto oggi dalla stessa compagine politica quale candidato per le elezioni regionali del 2020. Ascoltiamo le parole di Ciriaco De Mita. No, i popolari sono popolari e in un movimento politico dove gli altri non hanno pensiero i popolari sono la sola forza politica, poi gli equilibri si creano. Evidentemente mai a destra, mai a destra. A parte il principio, le classi dirigenti recuperate dalle esperienze di centrodestra non mi paiono esaltanti. Quando leggo che ricandidano Caldoro, io ho fatto l'esperienza, persona senza serietà, persona senza equilibrio. Chi governa, a differenza di quello che appare, è quello che lavora di più. Chi governa non comprendendo chi gestisce l'affare, evidentemente non credo che sia la prospettiva politica.